i rapporti di protezione che devono essere mantenuti tra segnali radio per evitare che ci sia un'eccessiva interferenza. Ora sto all'esterno un banco di laboratorio per simulare qua quella che è la propagazione dell'onda elettromagnetica. Sto simulando con due trasmettitori Erenos due segnali, dei quali uno è il segnale utile, l'altro è il segnale interferente. Sto cercando di capire quali sono le differenze di intensità di campo che consentono una corretta ricezione anche in presenza di segnale interferente. Se io progressivamente inserisco il segnale interferente, quella indica la distorsione, che è la distorsione, che è la distorsione, che è la distorsione, 0,7%, giusto? Ora io, mano a mano, l'interferente, vedi che peggiora, 3%, comincia la forma d'onda a essere meno precisa. Vedi, prima era così, ora è così, ora è così. E guarda che succede alla distorsione, al numero della distorsione. Questo è il caso di massima interferenza, cioè abbiamo due segnali della stessa intensità che sono perfettamente interferenti. Mano a mano che il segnale interferente si attenua, ecco che progressivamente la distorsione diminuisce. La forma d'onda torna a essere abbastanza pulita, la distorsione è già scesa all'1%, attenuo ulteriormente l'interferente, ecco che torniamo allo 0,7% di distorsione, che non è percepibile all'orecchio umano. Qui ho simulato tutta una tratta radio, quindi trasmettitore con generatore MPX, tratta in ponte radio con ricevitori a 2 GHz 2, ricezione, ritrasmissione con trasmettitori FM, ricezione su un ricevitore FM, misura della distorsione uscita. Quindi abbiamo simulato tutto il percorso che fa un segnale a partire dalla generazione di un segnale. Qui abbiamo una sinusoide a 1 kHz di frequenza, viene modulata da questo generatore MPX, da questo code stereo, e poi viene trasmessa, ecco, diciamo, attraverso tutte queste apparecchiature per simulare appunto una propagazione del segnale sul territorio. E quindi stiamo facendo degli esperimenti per tornare a misurare quelli che sono i valori espressi dalle curve di protezione, dei rapporti di protezione della International Telecommunication Union.